il ruolo della pubblica amministrazione per uscire dalla crisi con un paese diverso e più forte, fondato sul merito e sull'innovazione. E questo è il tema portante del nuovo forum sulla pubblica amministrazione che si è svolto come di consueto a Roma presso la nuova fiera. Anche quest'anno il Comune di Napoli ha partecipato all'iniziativa. 4 giorni di incontri e convegni per presentare i molteplici ambiti nei quali l'amministrazione partenopea ha applicato modelli innovativi di gestione per favorire lo sviluppo del territorio, fronteggiare la crisi che interessa i vari settori produttivi e sociali ed assicurare semplificazione e trasparenza nell'ammodernamento dei processi amministrativi. Tra i più frequentati ed apprezzati, lo stand del Comune partenopeo ha accolto numerosi visitatori che hanno così potuto esplorare la mostra multimediale e conoscere, attraverso di essa, i progetti, le realizzazioni e le iniziative più importanti dell'amministrazione comunale. Nella consueta formula degli incontri al caffè, ideata dal coordinatore dell'area comunicazione istituzionale del Comune di Napoli, Vincenzo Lipardi, non sono mancati gli spunti di approfondimento sulle buone pratiche poste in essere all'ombra del I due eventi in programma nella prima giornata hanno visto protagonista l'assessore allo sviluppo del Comune Mario Raffa, che ha presentato alcune iniziative di valorizzazione dei poli artigianali urbani e sulle esperienze di formazione, lavoro per i giovani, come il recente progetto Fixio, formarsi per il futuro, i giovani e la pubblica amministrazione. Quello che sta portando avanti in quest'ultimo periodo di consigliatura l'assessore Raffa, appunto rappresenta un modello di buone pratiche per aiutare le imprese e passa innanzitutto, perché lui l'ha detto in più occasioni, attraverso 3 principi: legalità, lavoro e giovani. Dalle iniziative promosse allo stand del Comune di Napoli, visitato anche dal ministro Brunetta, l'occasione per discutere sul rilancio delle piccole e medie imprese e sul ruolo dell'artigianato di qualità, in un'ottica nella quale la ricchezza storica e culturale della città di Napoli diventa anche un'occasione di sviluppo economico. Sì, il lavoro che si sta facendo su Borgo Refici rappresenta un elemento innovativo nella salvaguardia dell'artigianato napoletano. Nello specifico il progetto della Bulla, il nuovo incubatore che è stato affidato al Consorzio dal Comune di Napoli, prevede la realizzazione di un bando che è stato pubblicato la settimana scorsa e che si chiuderà il 7 di giugno per incubare 8 microimprese artigiane all'interno della spazio per 4 anni, tempo in cui loro avranno la possibilità di sviluppare un progetto imprenditoriale che sarà seguito dai nostri artigiani del consorzio e che darà a loro la possibilità di svilupparsi come impresa e a noi di valorizzare quello che è il sistema del nostro artigianato. Quali dovrebbero essere le caratteristiche delle aziende? Microimprese nuove, dove per nuove intendiamo non ancora costituite o costituite da 6 mesi, avranno la possibilità di partecipare al bando e avranno la disponibilità degli spazi per un costo assolutamente sociale e di tutti i servizi collegati al consorzio. A seguire, sempre introdotto dall'assessore Raffa, l'incontro Formarsi per il futuro, i giovani e la pubblica amministrazione. Insieme ai giovani del progetto Tirocini Formativi per l'Occupazione si è dunque discusso dell'esperienza di questi tirocini, che negli ultimi 2 anni hanno consentito a circa 100 laureati, 65 nel 2009 e 25 nel 2010, attraverso uno stage all'interno degli uffici comunali, di fare una prima esperienza nel mondo del lavoro e di conoscere dall'interno i meccanismi della pubblica amministrazione. La professionalità e la conoscenza acquisita in questo modo ha consentito solo nel primo anno a ben 28 ragazzi di trovare un'occupazione nel settore privato a seguito del primo Career Day organizzato dal Comune di Napoli. Fixo significa letteralmente formazione e innovazione per l'occupazione. Questo progetto nazionale prevede che sia le imprese private sia gli enti pubblici possono, come dire, completare la formazione operativa dei giovani neolaureati per avviarli al lavoro. Noi abbiamo pensato che era importante come comune utilizzare questi giovani perché sono portatori, data che l'età media nel Comune di Napoli è di 55 anni, sono portatori di una formazione
e di un modo di comportarsi vicino ai giovani e quindi vicino anche alle esigenze di avere una pubblica amministrazione più innovativa. Nel corso della seconda giornata, riflettori accesi sulla prevenzione degli incidenti di lavoro, con l'incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro, dialogo tra enti e valore della cooperazione istituzionale. Nel corso dei lavori sono state presentate alcune delle iniziative che l'Osservatorio sulla sicurezza in campo, presieduto dal consigliere Salvatore Galiero, tra le quali va ricordata la giornata della sicurezza sui luoghi di lavoro fissata il 5 marzo. Su mandato del Consiglio Comunale abbiamo attivato l'osservatorio che è composto da tutti gli attori del mercato del lavoro, dagli addetti al controllo di legittimità sul territorio, e insieme cerchiamo di elevare le coscienze e diffondere la cultura della prevenzione. Fanno parte anche le associazioni di categorie, anche l'AMIL, che è l'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi sul Lavoro, quindi le rappresentative di ogni categoria che interagisce nell'ambito del circuito lavorativo. A seguire l'assessore al turismo Valeria Valente ha presentato il sistema dell'accoglienza turistica, gli attori e le strategie, ed in particolare come il Comune abbia lavorato sulla ricezione e i servizi, il tutto nell'ottica di sfruttare il potenziale dei beni culturali, grande attrattore di turisti nazionali e stranieri. Ospite dello stand del Comune di Napoli anche il dirigente della programmazione turistica di Benevento, Gennaro Vitelli. Quali sono stati i nostri principali obiettivi? Intanto realizzare infrastrutture in grado di migliorare l'accoglienza, anche in termini strutturali, attraverso appunto interventi che riuscivano a collocare Napoli come è Napoli, del resto Napoli è questo, è una delle principali città d'arte, solo che a differenza delle altre città d'arte scopre la sua vocazione turistica, lasciamo stare il Grand Tour che era un'altra storia, però da pochi decenni rispetto a altre mete, quindi c'ha un po' di terreno da dover conquistare e recuperare. Quindi poi agire provando a costruire un marketing organico legato cioè alla fase in cui i turisti, come vi dicevo, vivono l'esperienza della visita della città. Io credo che il migliore strumento di promozione sia il passaparola e quindi l'accoglienza qualificata quando il turista arriva, perché quei turisti saranno poi a loro volta passaparole nelle loro appartenenza, quindi paesi di appartenenza. Quindi costruire da questo punto di vista una buona esperienza quando il turista arriva e dare luogo ovviamente a una campagna di comunicazione attraverso appunto nuovi e vecchi strumenti di promozione. Attività ispettiva, esperienze a confronto. Questo è il titolo dell'incontro pomeridiano che ha focalizzato l'attenzione sulle procedure per il controllo interno alla pubblica amministrazione, con il raffronto tra le amministrazioni di Napoli, Bologna e la Dispoli, i tre comuni analizzati e finalizzati dall'analisi di Alessandro Natalini, docente universitario nella Università Partenope ed esperto di controlli interni. Il tutto alla luce della riforma Brunetta. Tutti si concentrano, anche le riforme di questi giorni, sull'aspetto, sulla performance, quindi sul controllo di gestione, sul controllo strategico. L'aspetto dei controlli ispettivi, dei controlli, questo è lasciato abbastanza così un po' in un cono d'ombra. E allora mi sembra importante cercare invece di ragionarci. Il programma del terzo giorno è stato dedicato alle attività comunali nel terzo settore e alla dematerializzazione nella pubblica amministrazione. Il primo incontro è stato dedicato al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione con l'esperienza della Municipalità 5 in materia di customer satisfaction e di programmazione partecipata.